Siamo qui con Luciano in via della Fortezza San Piero. Esatto. Luciano ci ha segnalato una consistente perdita d'acqua. In via della Fortezza abbiamo alle nostre spalle l'acquedotto comunale, diciamo, Comunale, sì. l'acquedotto comunale, si sentono appunto le pompe che tirano Tirano. l'acqua e purtroppo una gran parte di quest'acqua se ne va per conto suo. Vabbè. Esce praticamente come se fosse una sorgente Esatto. dal centro, diciamo da un macchione, si vede uscire quest'acqua, è una perdita consistente. Da quanto tempo è che c'è? È un paio d'anni abbondanti, Un paio d'anni paio abbondanti. d'anni abbondanti. E voi avete segnalato al comune? Segnalato al comune, segnalato a Publiacqua. Io tra l'altro, siccome ascolto le di radio, una volta c'era in diretta anche il Filippo Vannoni, che è l'amministratore delegato di Publiacqua, l'ho segnalato. In effetti mandò subito, come dire, gli operai, però il problema è sempre Bene, allora, quindi le segnalazioni sono state fatte, gli interventi sono delle autorità preposte, quindi Publiacqua, Comune, sono venuti a vedere, quindi è a tutti di conoscenza, però si continua con vede scorrere questo nuovo fiume e questa nuova sorgente. Adesso Esatto. andiamo a vederla. Ecco, questo è il punto della sorgente. Praticamente dall'interno di un macchione, di questa scarpata, purgo di acqua. Questo andamento dell'acqua molto molto forte e che adesso vediamo che verrà canalizzata appunto parallelamente alla strada nell'Arzanella. Marco Giovannelli, Ciao. abitante in via della Fortezza 18, perché proprio sotto qui a San Piero sotto. Assieme, Allora, un sotto. suo vicino ci ha raccontato che questa perdita persiste da molto tempo. Sì, da un paio d'anni, forse più. Avevano cercato anche di intubarla per evitare questo problema delle acque che scorre in questo fossetto, però il problema persiste. Tra l'altro, un paio di mesi fa, un tecnico è venuto qua a fare un sopralluogo dicendo che facevano i lavori e ci ha chiesto se per cortesia non posteggiava le macchine, però non si è visto più nessuno. Il nostro problema anche degli abitanti di Via La Fortezza è che non c'è pressione per non viene l'acqua calda non viene. Quindi praticamente questa perdita vi porta a disagio perché non vi dà pressione per cioè per le vostre abitazioni. Probabilmente anche questo, loro dicono che è un problema di pompe, però quest'acqua che si spreca, oltre diciamo all'acqua che viene buttata via e la paga un po' tutta la comunità. Noi ci sarà anche un disagio da Via La Fortezza, io abito nell'ultima casa, ma anche quelle prima di me, la sera specialmente quando tutti aprono l'acqua, noi non ci sarà. Rinaldo, altro abitante appunto di Via della Fortezza, mi segnali il fatto che questa di fatto è una seconda perdita. Esatto, può Giace. vedere qui, vediamo, questo tubo che corre chiaramente alla perdita che è in vista, questa è la precedente perdita che è venuta fuori ovviamente nel 2014 e Publiacqua, dopo numerose chiamate e così via, sono intervenuti a questa maniera, ovvero sì, hanno preso questo tubo. Sono andata a rivedere dove veniva la perdita, era sotto lì al deposito, l'hanno intubata, ma va direttamente praticamente in fogna anche quella. Non è a vista, ma è praticamente, è sempre una perdita comunque.